Thompson nell'articolo scrive che tutte le particelle che hanno lo stesso rapporto carica-massa, in presenza di campo elettrico e magnetico contemporanei, colpiscono il piano su una parabola che è fotografata su questa lastra e anche su quest'altra. C'è da dimostrare che viene fuori questa parabola, determinare la sua equazione in funzione del rapporto carica-massa e i parametri A1 e A2 di prima. Prima avevamo fatto variare il campo elettrico dicendo che se il campo elettrico diventa più intenso le tracce si allargano e lo stesso il campo induzione magnetica se diventava più intenso le tracce si allargavano. Adesso invece dobbiamo bloccare, fissare i valori, le intensità dei campi elettrico e magnetico e far variare soltanto la velocità d'ingresso della particella. Dunque i due campi sono presenti insieme e hanno un'intensità fissata, non variabile. Anche il rapporto Q su M è fissato, praticamente vuol dire che le particelle, consideriamo lo stesso tipo di particelle. Per esempio, soltanto gli ioni dell'idrogeno, ionizzati ad esempio positivamente o negativamente una volta. Facciamo variare la velocità d'ingresso e dobbiamo dimostrare che le tracce lasciate dalle particelle al variare della loro velocità iniziale si dispongono su queste parabole. Vediamo però prima che succede con una particella sola di una data velocità V0. Viene deviata sia dal campo elettrico che dal campo induzione magnetica. Immaginiamo che sia uno ione negativo, viene deviato a sinistra e contemporaneamente in basso. Quindi la traccia che lascia sullo schermo è la combinazione di queste due deviazioni e quindi andrà a finire dove c'è questo punto rosso. Questo naturalmente se la particella va abbastanza piano, così che la deviazione orizzontale e la deviazione verticale sono entrambe piuttosto nette. Se invece la particella va più veloce, abbiamo detto prima che devia di meno e quindi invece di finire su questo punto rosso, magari finisce qui, se va ancora più veloce finisce qui e se va velocissima, al limite, anche se non è possibile. La velocità tende all'infinito, non è possibile perché non si può neanche raggiungere la velocità della luce, però man mano che la velocità diventa grandissima, questa particella tende a finire nel centro dello schermo. Stiamo parlando di uno ione negativo che sta nel settore in basso a sinistra e che però può finire nel settore in alto, per esempio invertendo il verso del campo B. Ecco perché la parabola può proseguire anche sopra. Oppure può essere qua uno ione positivo che è finito nella zona a sinistra dello schermo perché abbiamo invertito il campo E. Se invece lasciamo il campo E e il campo B entrambi rivolti verso destra, cioè verso l'asse Y, allora non è possibile che le particelle, gli ioni negativi, escano fuori da questo settore qua in basso a sinistra. Se invece sono ioni positivi, andranno a finire nel settore in alto a destra. Tanto più lontani dal centro dello schermo, quanto più queste particelle sono lente. Infatti io qui ho scritto la velocità iniziale tende a zero. Se invece le particelle sono veloci, restando sempre nel settore in alto a destra, tendono ad andare al centro dello schermo. Anche qua le parabole si possono estendere in questo settore proibito se noi invertiamo uno dei due campi. E allora lì ci finiscono gli ioni positivi se invertiamo il campo B o gli ioni negativi se invertiamo il campo E. Ora c'è da dimostrare che al variare della velocità d'ingresso delle particelle, questi punti lasciati dalle particelle che arrivano sullo schermo si dispongono effettivamente lungo delle parabole. Cioè le parabole sono i luoghi geometrici dei punti d'arrivo delle particelle sullo schermo, ioni negativi, ioni positivi. Per dimostrarlo bisogna prendere le formule di prima sulla deflessione orizzontale, deflessione Y, e deflessione verticale, quindi z. L'unico parametro variabile abbiamo detto che è la velocità d'ingresso V0, tutte le altre quantità sono fissate, quindi ricaviamo V0, velocità d'ingresso, dalla seconda formula, la sostituiamo nella formula sopra, in modo da eliminare questo parametro V0 e così ottenere un'equazione, una relazione tra y e z. E la relazione, dopo la sostituzione di V0 è questa: Y è uguale a AZ quadrato. Quindi è una parabola con asse parallelo all'asse Y. È questa parabola qui o quest'altra. Il coefficiente A sarebbe il rapporto dei coefficienti A1 e A2 per l'inverso di Q su M.
e scrivendo esplicitamente A1 e A2, A2 alla seconda, viene fuori che il coefficiente A è questa espressione qua. Abbiamo quindi dimostrato che le particelle formano sul piano una parabola con entrambi i campi presenti. Abbiamo determinato l'equazione in funzione del rapporto Q su m e dei parametri A1 e A2. Questa è l'equazione in funzione del rapporto Q su m dei parametri A1 e A2. Questa è l'equazione.